un minuto di ringraziamento, 4 minuti di intervento. Va bene. Il ringraziamento a Merita, al presidente emerito di Merita, che è De Vincenzo De Vincenti, perché è uno straordinario animatore culturale e scientifico nel paese. Quello che lui sta facendo è straordinario. Dal primo momento, diciamo, l'ho seguito. Continueremo a sostenerlo in questa sua iniziativa perché dà un valore incredibile, in particolare in questa parte del paese. Saluto anche Mariano Amore, gli faccio in bocca al lupo perché con oggi inizia la collaborazione con me, da quello che ho capito, finalizzata la creazione di manifesto. E ovviamente mi saluto a tutti quanti i relatori e mi complimento con la vice ministra per la sua capacità di programmazione. E la capacità di rimanere per un'ora e mezza in un dibattito, quindi complimenti e grazie perché è quello che ci aspettiamo dai rappresentanti dello Stato, quindi e non è, come dire, non è scontato. Contributo molto rapido. Due considerazioni, diciamo, frame di cornice. Allora, la prima considerazione è questa: il Recovery Fund dà all'Italia il 25% delle risorse, con una popolazione che è soltanto il 13,5%. Dell'Europa. Per quale ragione? Perché l'obiettivo del piano del PNRR è triplice, e cioè combattere le diseguaglianze sociali, rafforzare la coesione e promuovere lo sviluppo sostenibile. In una parola, questi tre elementi sono il Mezzogiorno d'Italia. Mezzogiorno d'Italia che cos'è? L'area industriale più grande del Mezzogiorno d'Italia si trova in questa provincia, che sommata a quella di Napoli fanno in assoluto in termini relativi, l'area più grande di tutto quanto il Mezzogiorno d'Italia. Seconda considerazione. In tutti quanti gli interventi che si sono succeduti precedentemente, viene fuori questa, come dire, analisi nostalgica di una stagione felice, che è stata quella dell'industrializzazione del Mezzogiorno d'Italia, grazie al combinato disposto del piano Marshall da una parte, lo diceva prima Amerigo Vettore, e la prima cassa del Mezzogiorno. Correttamente veniva fatto evidenziare che dal 60 al 90 c'è stata una svolta in negativo, perché di fatto lo sviluppo è stato guidato esclusivamente, diciamo, da aziende la cui parte pensante era fuori, per cui cambiati i panorami globali, il cambio del WTO, insomma, la globalizzazione, c'è stata una fortissima deindustrializzazione. Ora, è l'ascio di quell'epoca, è l'ascio di quel tempo. È un lascio comunque molto, molto importante. Ho apprezzato particolarmente l'intervento del dottor Cassano quando, come dire, elencava tutte quante le presenze industriali degli anni passati e diceva che comunque questo territorio aveva e ha ancora delle testimonianze, diciamo, di competenze, di industria, di pivot, no? In alcuni settori. Qual è il tema di quest'area? Quest'area mantiene un'infrastrutturazione straordinaria. La provincia di Caserta da sola ha 14 aree industriali, in termini di abilità, in termini di capannoni, in termini di, come dire, di mestieri che non sono stati perduti. Venivano accennati prima brevemente alcuni comparti, e cioè le 4 aree nelle quali noi siamo protagonisti. Io aggiungerei un quinto, che è il settore ferroviario, la costruzione di carrozze ferroviarie, in cui io non dimenticherei che tra Napoli e Caserta ci sono i plant più importanti del paese. Penso al plant Hitachi e penso al plant, diciamo, della Firema, alla quale io sono legatissimo perché, come dire, combatterò con le unghie per fare in modo che questo patrimonio straordinario non venga disperso. E quindi approfitto anche della circostanza per evidenziarlo alla vice ministra. Qual è il tema? Il tema è che in questa cornice noi abbiamo di fatto un territorio che è immobile da 20 anni. L'ultima testimonianza di una infrastrutturazione tangibile, fisica, è probabilmente quella alla quale ha lavorato il presidente De Vito, e cioè la stazione di Afragola, che non è collegata adeguatamente. L'interporto Sud Europa è lì, avulso rispetto al porto di Napoli. Del porto di Napoli, mi dicono i miei amici grandi produttori di automobili che sono qui presenti in provincia di Caserta, costa più raggiungere il porto che non dal porto pagare lo shipping per arrivare in metropoli. Il policlinico in costruzione da 25 anni, cioè c'è un tema in cui questo territorio ha bisogno di finalizzare
le infrastrutture che sono state avviate, e poi ho finito, e poi intraprendere nuovi capitoli. Come si fa a sostenere l'imprenditoria? Perché non possono rispondere a questa sollecitazione per me. Dando certezza delle regole e dei tempi della realizzazione delle iniziative. Le ZES ancora non sono partite perché il quadro non è definito a distanza dei 4 anni da quando il padre delle stesse, che è Claudio De Vincenti, nel 2017 le lanciò. Ho finito il volo.